La tappa partenopea di Italia domani, dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza, si è tenuta quest'oggi, 1 dicembre, nella cornice del polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi Federico II. Sono intervenuti per questo incontro partenopeo il ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, la ministra per il Sud e Coesione Territoriale Mara Carfagna, la coordinatrice della segreteria tecnica del Piano Nazionale di Ripresa Chiara Goretti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il direttore del Mattino di Napoli Federico Monga. L'iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come obiettivo quello di comunicare i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguardano il territorio di Napoli e la regione Campania. Ascoltiamo ai nostri microfoni il ministro Carfagna e il sindaco Manfredi. Posso dire che qualunque avanzamento non produrrà alcun disequilibrio, perché la battaglia che noi stiamo facendo va in direzione esattamente contraria, cioè quello di riequilibrare, di superare i divari, di abbattere il muro della disuguaglianza che ha diviso per troppi anni i cittadini del nord dai cittadini del sud. Ne è una riprova l'inserimento, il finanziamento in legge di bilancio dei primi due LEP, il LEP Asili Nido e il LEP per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Sostanzialmente per il LEP Asili Nido stabiliamo e finanziamo il livello minimo di posti negli asili nido che ogni comune, senza eccezioni, è tenuto a garantire e ad assicurare, 33 posti ogni 100 bambini. E poi lo dimostra anche l'impegno che ieri abbiamo assunto con il ministro Bianchi quando abbiamo presentato i primi bandi per la ripartizione di 5 miliardi e 200 milioni di euro. Abbiamo individuato criteri di riparto che assegnano al Mezzogiorno il 49% di queste risorse, con punte del 55% per gli asili nido, del 54% delle mense e del 57% delle palestre. Quindi la missione nazionale che il governo si è dato è quella di recuperare e superare i divari, non certo di creare nuovi squilibri. Sì, è un tema naturalmente di cui siamo perfettamente consapevoli, tant'è che prima ancora di consegnare il PNRR in Europa con il ministro Brunetta abbiamo pubblicato il primo bando per selezionare profili tecnici necessari per irrobustire le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno. Quel primo avviso pubblico ci ha consentito di selezionare circa 800 profili, ne abbiamo pubblicato un altro poco più di un mese fa e ci consentirà di selezionarne altri 2000 circa entro i primi mesi del 2022, ma poi ci sono i 1000 profili specializzati messi a disposizione proprio oggi, credo, da Funzione Pubblica. 400 di questi andranno al Mezzogiorno e poi c'è la possibilità per gli enti locali di avvalersi, di contrattualizzare figure specializzate a valere sui fondi del PNRR, o sempre a valere sui fondi del PNRR c'è la possibilità di stipulare convenzioni con Consip, Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti. E ancora c'è il fondo che io stessa ho voluto istituire di 161 milioni di euro per finanziare la progettazione dei comuni con popolazioni al di sotto dei 30.000 abitanti, delle città metropolitane e delle province del Mezzogiorno. Abbiamo predisposto in 9 mesi una serie di strumenti per rafforzare gli enti locali, ma anche una rete di protezione per affiancarli e per sostituirli in caso di lentezza o inadempienza. È chiaro che se non dovesse bastare siamo pronti a intervenire ulteriormente. Ho già presentato un emendamento al DL Norme Abilitanti per contrattualizzare altre figure specializzate a valere sul PON Governance. Se non dovesse bastare siamo pronti a intervenire, perché non un euro del PNRR può essere sprecato. Senta, allo stato attuale il Comune di Napoli è in difficoltà anche sull'ordinaria amministrazione, però a che punto sono, insomma, i colloqui sul cosiddetto patto per Napoli? Guardi, anche settimana scorsa ho avuto un confronto a Palazzo Chigi su questo. So che l'assessore Baretta è in costante contatto con le strutture del MEF, ma anche con quelle di Palazzo Chigi. Si sta studiando una soluzione migliore per aiutare non solo Napoli ma anche le altre città, gli altri comuni che si trovano in difficoltà economiche e finanziarie a superare una condizione fortemente penalizzante. Il sindaco si aspetta un intervento in finanziaria per questo, ci sono garanzie? Sì, so che il sindaco si aspetta un intervento in finanziaria, stiamo lavorando naturalmente per questo, non per altro. Questa è la sfida del PNRR, poi la misureremo alla fine. Quello che ho ripetuto spesso è che sicuramente c'è un tema di allocazione delle risorse, però c'è anche un tema poi di capacità di spesa, quindi le amministrazioni del sud devono essere anche messe in condizione di poter poi
riuscire a spendere bene queste risorse nei tempi giusti, perché sono programmi complessi che richiedono professionalità elevate per la loro realizzazione. E solo in quel caso si può dire che è veramente cominciata questa consiliatura, secondo lei? In che senso? Nel senso che poi avrà la capacità di gestire il comune? No, per la verità la consiliatura è già cominciata, quindi per me è già cominciata dal primo giorno, anche da prima. È chiaro che se noi poi vogliamo realizzare bene quegli obiettivi che abbiamo, che poi i cittadini ci chiedono, abbiamo bisogno ovviamente degli strumenti giusti per fare in modo che poi si possa amministrare bene la città. Sul personale invece, se avete delle novità, quali saranno le prossime mosse? Allora, sul personale noi facciamo molto affidamento, diciamo in questi giorni stanno prendendo servizio il personale che abbiamo del concorsone. Poi facciamo molto affidamento sulle risorse, sul personale che possiamo prendere sul PNRR, perché questo avremo delle possibilità in relazione ai progetti che ci verranno assegnati. Ho parlato anche insomma, con la funzione pubblica, con il ministro Brunetta proprio ieri, per fare in modo che ci sia maggiore flessibilità sulla capacità assunzionale dei comuni proprio in funzione del PNRR, che ci consenta poi di poter andare a reclutare le competenze specialistiche di cui abbiamo bisogno. Che ha vissuto per tanti anni di speranze non realizzate.